vediamo i calcoli e poi un esempio numerico. Questa è la formula relativistica per l'addizione delle velocità. V maiuscolo è la velocità dell'acqua nel sistema di riferimento del laboratorio ed è una velocità non relativistica. V' invece è la velocità della luce nell'acqua ferma, cioè la velocità della luce nell'acqua dal punto di vista del sistema di riferimento che si muove insieme all'acqua. Infatti un osservatore che viaggia insieme all'acqua vede la velocità della luce nell'acqua viaggiare a 3/4 della velocità della luce nel vuoto, cioè C su N. Andiamo quindi a sostituire al posto di V' C su N. Semplifichiamo una C e poi moltiplichiamo e dividiamo per 1 meno V su NC. In questo modo al denominatore viene la differenza tra due quadrati e possiamo eliminare il secondo dei due quadrati, infatti contiene il rapporto V grande su C, che è un rapporto molto minore di 1, perché la velocità dell'acqua non è relativistica. Inoltre questo rapporto è al quadrato, quindi è ancora più piccolo. Quindi al denominatore rimane soltanto 1 in pratica. Al numeratore invece svolgiamo i calcoli, C su N, poi moltiplichiamo questi due termini e otteniamo questo, poi più V e poi moltiplichiamo gli ultimi due termini e otteniamo questa quantità. Abbiamo quindi C su N meno, questo è V su N quadrato, più V e qua moltiplichiamo e dividiamo per C, in modo da far comparire anche qui il rapporto V su C al quadrato, che trascuriamo come abbiamo fatto prima, essendo un numero estremamente piccolo, molto minore di 1. Quindi otteniamo C su N, qua mettiamo in evidenza V dell'acqua, per 1 meno 1 su N quadrato. Questo è il coefficiente di trascinamento parziale di Fizeau. Quindi vediamo che dalla formula dell'addizione relativistica delle velocità abbiamo ottenuto la formula di Fizeau, che Fizeau ottenne sperimentalmente 50 anni prima della formulazione della teoria della relatività ristretta da parte di Einstein. Se non ci fosse questo fattore di trascinamento parziale, coefficiente di trascinamento parziale, nel sistema del laboratorio si misurerebbe per la luce che scorre nell'acqua in moto una velocità che è data dalla semplice somma della velocità dell'acqua più la velocità della luce nell'acqua. Quindi senza questo fattore di trascinamento parziale si avrebbe la somma classica delle velocità. Vediamo qui un esempio numerico con lo stesso file Excel che abbiamo visto in un video precedente. Immaginiamo che nei tubi, nel laboratorio, l'acqua si muova a una velocità che è 10 alla meno 7 rispetto a quella della luce nel vuoto. 10 alla meno 7 vuol dire 30 metri al secondo, che significa più di 100 km orari. Quindi un flusso d'acqua che scorre molto rapidamente. Qui abbiamo 0,75, rappresenta la velocità della luce nell'acqua ferma, il 75% della velocità della luce nel vuoto. Sommando semplicemente le due velocità, senza tener conto del fattore di trascinamento parziale, coefficiente di Fresnel, abbiamo che la luce, vista dal sistema di riferimento del laboratorio, acquista questo incremento aggiuntivo di velocità. Invece, applicando l'addizione relativistica delle velocità, tenendo conto del coefficiente di trascinamento parziale, la velocità che acquista la luce vista dal laboratorio per colpa del trascinamento parziale dovuto all'acqua ha un incremento minore. E Fizeau, nell'esperimento di metà 1800, misurò questo incremento ridotto anziché l'incremento pieno dato dalla semplice somma classica delle velocità.